amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a personalizzare questo orologio. Ebbene sì, perché qualche giorno fa mi trovavo all'interno di un negozio dove vendono tutti questi articoli creativi. Ho visto questo orologio e ho pensato: perché non acquistarlo? Dato che nel mio laboratorio non ho un orologio, potrebbe essere un'occasione per avere un orologio bello, personalizzato, fatto proprio apposta per me. Andremo a personalizzare questo orologio che ha questa struttura in betulla utilizzando i termovinili della Biflex. Così vi faccio vedere che i termovinili, oltre che andare bene per i tessuti, vanno bene anche per il legno. Poi, se il video vi piace e volete acquistare anche voi questi termovinili, qui sotto trovate il link dove andarli a comprare, sia quelli che utilizzeremo oggi, che ne utilizzeremo uno speciale, sia quelli che non vedete nel video, ma ce ne sono veramente tantissime, perché la Biflex ha tantissime serie diverse per ogni tipo di materiale. E sempre qui sotto poi troverete il mio link con il codice sconto, così da acquistarlo a un prezzo più vantaggioso. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare il termovinile, questo della serie Reflex. Già ho fatto un video riguardo questa serie. Questo è l'arcobaleno. Poi andremo a utilizzare il termovinile della serie 700 nel colore questo cuoio e questo verde. Quindi, una volta che abbiamo realizzato il nostro progetto, prima di mandarlo al plotter da taglio ci dobbiamo ricordare di specchiarlo. Perché? Perché ogni volta che andiamo a utilizzare i termovinili i nostri progetti devono essere specchiati, in quanto vengono tagliati al contrario. Infatti dobbiamo mettere la parte del liner sul tappetino, quindi sarebbe questa parte lucida, va sul tappetino, mentre la parte opaca va rivolta verso di noi. Dopo aver posizionato il nostro termovinile, basterà inserirlo all'interno della macchina e procedere con il taglio. Quindi adesso che abbiamo spellicolato il tutto, andiamo a vedere la scheda tecnica dove ci spiega passo passo la temperatura e i tempi che dobbiamo utilizzare per l'applicazione. All'interno dei termovinili della Biflex, al momento in cui li acquistiamo, troviamo una scheda tecnica come questa, dove in alto a sinistra troviamo scritto la serie che appunto abbiamo acquistato, in questo caso la serie 700, sotto la descrizione dove spiega questa serie, sotto ancora un QR dove, inquadrandolo col telefono, possiamo vedere step dopo step, quindi tutti i passaggi da fare per l'applicazione. Mentre a destra abbiamo le istruzioni dove anche qui vengono riportati tutti i passaggi da fare. Al centro abbiamo uno schemino che sarebbero le info, ovvero informazioni riguardo appunto questo termovinile dove può essere applicato. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, che in questo caso ci dice che possiamo applicarlo con una temperatura massima di 3 pallini per 10 secondi, il liner va rimosso a caldo, una pressione alta. Sotto invece abbiamo le istruzioni riguardo la pressa, sia presse piccole che presse grandi. Allora, qui ci dice che la temperatura deve essere di 140 gradi, 10 secondi, la pressione deve essere media e il liner va rimosso a caldo.
Ancora sotto troviamo invece le istruzioni riguardo il lavaggio. Qui ci dice che possiamo lavarlo a 90 gradi, possiamo metterlo in asciugatrice e possiamo addirittura lavarlo a secco. Riguardo il ferro da stiro, ovvero in questo caso ci dice che questa serie può essere applicata con una temperatura di 3 pallini per 10 secondi, una pressione alta e l'aner va rimosso dopo 6-7 secondi. Invece sotto troviamo la spiegazione riguardo la pressa. In questo caso ci dice che la pressa deve essere impostata a 140 gradi per 10 secondi, una pressione media e l'aner va sempre rimosso dopo 6-7 secondi. Sotto ancora invece troviamo tutte le informazioni riguardo il lavaggio, ovvero che questo termovinile può essere lavato a 60 gradi, non può essere messo in asciugatrice, non può essere lavato a secco. Per l'applicazione del nostro termovinile andrò a utilizzare questo tappetino della Biflex, che oltre a proteggere il mio piano di lavoro serve perché da questa parte, quindi non la parte dove c'è la scritta, ma dall'altra parte ha un materiale realizzato apposta per far sì che il calore venga distribuito in modo uniforme. In questo caso, non essendo un tessuto, ovviamente non passerà perché comunque il legno è un materiale spesso, quindi non passerà, ma ci serve lo stesso per proteggere la nostra superficie sottostante. Prendo il primo termovinile che deve essere applicato, lo appoggio cercando di trovare il centro in questo modo. Ok. Ora, siccome che è legno e quindi tende, vedete, a alzarsi, non rimane giù, andrò a applicarci lo scotch, che è uno scotch particolare perché serve proprio per le alte temperature. Così rimane bello fermo. E adesso pressiamo. Attendiamo quei pochi minuti prima di togliere il liner. Adesso che è passato il tempo indicato dalla nostra scheda, possiamo andare a rimuovere il liner. Adesso proseguo a mettere tutti gli altri pezzi del... Bene amici, e questo è il nostro progetto terminato, ma prima di arrivare alle conclusioni vi voglio far vedere la cosa fantastica di questo termovinile. Adesso vi voglio far vedere cosa succede quando la nostra serie reflex incontra la luce, tipo la luce della nostra fotocamera. Avete visto che bei colori? Questa è la cosa fantastica di questa serie. Io la adoro. Bene, se anche voi adorate questa serie o adorate realizzare progetti di questo genere, io qui sotto vi lascio tutti i link di riferimento sia per acquistare quelli, i termovinili che abbiamo utilizzato oggi che altri tipi di termovinili, perché la Biflex ne fa veramente tantissimi di tantissimi tipi diversi. Poi sempre qui sotto troverete il mio codice sconto dove applicando quel codice potrete acquistare i termovinili a un prezzo più vantaggioso. Se avete dubbi o domande, scrivetemi pure così che vi posso rispondere. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e condividete, condividete, condividete così che il canale può crescere. Se ancora non vi siete iscritti a questo canale, vi piacciono questi video, vi consiglio di iscrivervi e di accendere la campanellina così che poi vi arriveranno le notifiche dei prossimi video. E per rimanere sempre aggiornati, se ancora non vi siete iscritti ai miei social, iscrivetevi così che poi sarete sempre aggiornati dei video che dovranno uscire e anche di altre cose che pubblico lì sopra. Io adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!